Quando io ricostruisco i denti su un paziente, vi dicevo prima, i denti vanno là dove devono andare e gli impianti vanno dove c'è osso, dove è rimasto osso. Nella quasi totalità, dei pazienti, dove va l'impianto, quindi dove uscirà l'aggancio dell'impianto, non coincide con dove deve andare il dente e dove c'è l'aggancio poi del dente. Quindi o faccio coincidere le cose mettendo il dente indietro e in alto affinché questi due si connettano, oppure metto l'impianto dove non c'è osso. Cosa è giusto secondo voi? Mettere i denti indietro e in alto fino ad arrivare agli impianti, oppure li posso anche storcere, cioè posso metterli anche inclinati i denti, però poi avete le palette, le zappe in avanti così avete, perché vanno verso l'impianto, che l'impianto è dietro. L'impianto va sempre dove c'è l'osso. No, dove non c'è l'osso. Ma poi ti esce fuori dalla gengiva la vite. Tocchi con la lingua la vite, poi è uscita fuori. Collegamento tra i due. Bravissima, lei ha visto già le lezioni avanzate. La soluzione è un'altra. È semplicemente quello di cui mi sto preoccupando in questi giorni. Il punto non è, ma il punto è un altro. Il punto non è che devono essere unite tra loro, il punto è che devono essere connesse tra loro. Usare la barra. La barra, infatti, quando noi andiamo a mettere più impianti, gli impianti non sono mai paralleli, anzi, più delle volte sono sghembi, okay? Si mettono là dove c'è osso, però poi i denti dovranno essere esattamente qua tra il sipario superiore, il labbro e il labbro inferiore. Per unirli, uso una barra che unisce tra di loro tutti gli impianti e poi c'è un perno che entra dentro ogni singolo dente. Questo materiale, o meglio, questa costruzione, io la vado a posizionare in questo spazio. Quando il paziente non ha perduto molto osso, noi addirittura lo andiamo a tagliare l'osso. Quello è il protocollo corretto. E infatti, una chirurgia perfetta, dovreste andare a tagliare di netto, dritto l'osso, perché l'osso, se non lo tagli, comunque 0,2 mm li si riassorbirà negli anni. È quello che aveva visto il dottor Malou di Lisbona, che ha inventato poi il protocollo Lon 6 o Lon 4 per rimettere tutti i denti sui impianti, era che gli tornavano i pazienti dopo 5-6 anni con lo spazio tra i denti e la gengiva. Ti aspetta poco poco, faccio la chirurgia, lo tolgo direttamente via questo osso, lo taglio. In più cosa faceva? Che la linea di transizione tra la gengiva artificiale e quella naturale la andava a nascondere sotto il sipario in alto. Quando sorridi, mostri denti con gengive, ma uno non sa che quelle sono artificiali. E quindi questo spazio viene sempre ricreato, a meno che non ci sia più osso proprio, che a un certo punto sei arrivato al pavimento del naso qui, cosa tagli? C'è il rischio che tagli, sei arrivato, non puoi mettere più l'impianto, non c'hai. Quindi devi anche tenere conto dell'osso che è rimasto. Delle volte anche andiamo a ricostruire l'osso dentro al naso. Sono capitati anche casi in cui noi andiamo a fare la ricostruzione ossea nel pavimento del naso, qualche millimetro si può ricostruire. E questo quindi è uno spazio importante dal punto perché ci risolve il problema estetico, ma soprattutto il problema meccanico di come mantenere i denti uniti agli impianti senza creare delle tensioni per errata inclinazione sui denti rispetto agli impianti. Quello che quindi ha inventato il dottor Malou è stato il protocollo Malou. Protocollo Malou si tratta di andare a tagliare l'osso, creare una barra che ingessa tra di loro gli impianti, perché quando voi mettete gli impianti nella bocca è come se fosse una frattura. La frattura cosa fa? Ingessi il braccio. Quando metti gli impianti devi legarli tra di loro e per farlo si usa una barra. Questa barra poi viene dopo i provvisori buttata, se ne fa un'altra che invece è anatomica, esattamente, va. E i provvisori delle volte non hanno neanche la posizione poi dei denti definitivi. Andiamo in genere i provvisori a metterli più in dentro e a farli più grossi, perché se li mettiamo più in dentro evitiamo di avere poi delle leve
che fanno oscillare, e magari c'è il rischio poi che l'osso non riconosce questo oggetto che gli abbiamo messo dentro e lo espelle, perché è come un corpo estraneo, dice cos'è sta roba che si muove. Allora preferiamo fare i denti all'inizio bruttini, grossi, si rompono meno, soprattutto il paziente che poi è stato 30 anni senza i denti, che fai? Metti i denti fissi, bistecca. E si meraviglia se sono rotti. No, l'uovo, se non la puoi tenere in mano, lo puoi mangiare. Quei provvisori, questa è la regola. E anzi, se non lo puoi tagliare, lo puoi bere. Poi coi definitivi, se non lo puoi tenere in mano, lo puoi mangiare. Ok, sono protesi, sono delle simulazioni. Sempre usare il coltello per tagliare e masticare dietro, mai strappare o tagliare davanti con queste simulazioni di denti. Però i provvisori cerchiamo di portare i denti più in asse con l'asse degli impianti, perché dobbiamo evitare che facciano questo movimento gli impianti, che si muovano lateralmente per trazione. Nel protocollo Malo c'è sempre la gengiva, ok? C'è sempre la gengiva perché l'osso viene tagliato, e se non lo tagliamo, 90-95% dei casi comunque il paziente l'ha perso l'osso per la parodontite, per la piorrea. Quindi se voi vedete denti senza gengiva, non è proprio così,